Interazione tra attività formativa e mondo reale. Studiano per diventare imprenditori questi ragazzi, scoprono le nuove esigenze del mercato. Succede ad Andri, Istituto Tecnico Industriale Statale Iannuzzi. I giovani prossimi alla maturità chiamano in causa Confindustria per una singolare lezione. Il ruolo della scuola è quello di fornire competenze ai ragazzi, quindi attraverso attività didattiche ma anche formative in genere, quindi incontri con esperti, laboratori con particolari professionalità che all'interno della scuola non ci sono, dare ai ragazzi la possibilità di trovare la loro strada. I ragazzi vanno aiutati ad orientarsi secondo le loro attitudini e non secondo le aspettative delle famiglie. Si evita così, spiegano da Confindustria, la dispersione scolastica. Nonostante la Puglia sia una regione dove la meccanica ha una forza impressionante e dove l'industria comunque cresce anche a doppia cifra, abbiamo la più alta percentuale di NEET, cioè di ragazzi dispersi che non hanno un'idea di cosa fare da grandi. Quindi abbiamo la responsabilità come sistema confindustriale di entrare nelle scuole per innescare i ragazzi in questo processo di scelta. Non è un buon momento per le imprese, la ricetta è comunque resistere. Stiamo rimodulando un po' tutto il nostro concetto di produttività e i costi energetici. Ci auguriamo, essendo un'azienda energivora e tutto il comparto Confindustria, la maggior parte energivoro, che ci siano degli incentivi per queste aziende energivore che hanno bisogno dell'energia per andare avanti.